HD Collection. Salve ragazzi, io sono Painmaster ed eccoci qui di fronte alla HD Collection di Devil May Cry, che contiene i primi tre capitoli della serie. Era da un po' che aspettavo finalmente di mettere di nuovo le mani su questo gioco ed è davvero emozionante, anche perché è da un po' che volevo giocarli di nuovo, è da un po' che volevo recuperarli e Capcom ci è venuta incontro con questa collezione uscita anche su Steam. Una mossa che sembra un po' preannunciare un'uscita di un quinto capitolo, un po' ci spero, incrocio le dita. Speriamo che sia quella la direzione che vogliono intraprendere. In questa collection sono inclusi il primo Devil May Cry, il 2 e il 3 in versione Special Edition. Ma io direi che per questo video proverò il primo, perché è quello a cui sono affezionato di più. Fantastica questa schermata. Non spegnere la console. Proprio si vede che è un porting. Let's rock, baby. Ah, per la intro hanno mantenuto il rateo in 4 terzi, purtroppo. A quanto pare questa non la sono riusciti a rimasterizzare. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What?
20 years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha! Wow, è una vita che non visito questo posto. Adesso ci addentriamo per arrivare al castello. Qua troviamo la nostra prima sfera gialla. Praticamente quella che ci permette di respawnare in caso di morte, che è una cosa che purtroppo prima o poi avviene per forza, perché comunque questo gioco me lo ricordo abbastanza difficile. Queste schermate delle missioni fantastiche. Hanno modificato i comandi, li hanno rimappati, perché in quello per PlayStation 2 si saltava con triangolo. Adesso l'hanno rimesso al tasto più comodo, il corrispettivo di X, anche se adesso sto usando un pad dell'Xbox, quindi è il tasto A. È incredibile come più o meno me lo ricordi perfettamente questo gioco, anche se l'ultima volta che l'ho giocato andavo alle medie, quindi minimo sono passati 10 anni. Adesso troviamo un red orb. Poi ce ne sono altri. Lì c'è il primo frammento di una sfera blu. No, però non mi ricordo come si raccoglieva questo, quindi non mi ricordo tutto alla perfezione. Mi piaceva un sacco questa animazione della mano che esce dalla porta, è bellissima. Ah, lì c'è un orb che mi stavo per perdere. No, ho sbagliato il salto. Bene, ora raccogliamo anche questi. Devo andare a cercare la chiave per la porta. Questo è il punto di salvataggio. E serve anche per comprare i potenziamenti utilizzando i red orb. Però al momento non funziona perché prima dobbiamo andare avanti. No, ce l'ho quasi. Ok, ce l'ho fatta. Ed era così che si prendeva il frammento della sfera blu. Questi, presi 4, formano un blue orb completo. Il blue orb serve per aumentare la tua barra della vita. Ed è una cosa da non sottovalutare, perché è molto importante avere una barra della vita abbastanza ampia. Comunque, qualche blue orb completo si può comunque comprare dall'uomo della clessidra, cioè da questa statua qui. Come si possono comprare anche gli orb per aumentare la barra demoniaca, ma quella arriva dopo. Adesso che ho guadagnato abbastanza red orb, posso sbloccare questa porta. Queste innocue armature in realtà contenevano cose interessanti. Un altro frammento di sfera blu e qualche red orb che mi serve, perché ne ho speso qualcuno che volevo tenermi in realtà, anche se 45 sono una cifra davvero molto bassa.
Però è sempre buona norma spaccare tutto, tanto questo castello è praticamente disabitato. O almeno non ci abitano persone. Adesso, quanto odiavo questa cosa della telecamera che quando cambia ti cambia anche la direzione in cui devi muovere la levetta del pad. Adesso saliti di sopra, iniziamo a vedere un nostro amico che ci farà compagnia in questa avventura per un bel po' di tempo. Dopodiché ci tocca salire sopra. E questo simpaticone ha un oggetto in mano che brilla. Sarà mai quello che serve a noi? Ovviamente dovrebbe essere la chiave rugginosa, che è anche molto bello come modello questo qui. E anche se per ora il manichino sembra indifferente al fatto che gli abbiamo rubato la chiave, non lo resterà per molto. Ed ecco che inizia il primo grande scontro. Che maledizione, mi hanno colpito. A cui non sono per niente pronto. Fanno un sacco di danni. Perché ovviamente non mi ha fatto selezionare la difficoltà quando ho iniziato, quindi starà su quella standard che penso sia quella normale. Non penso proprio che parta da quella difficile. Comunque adesso c'è un manichino anche di sotto, quindi meglio preparare già le pistole. Si può sparare solo quando si mira con L1, che su Xbox è RB. Sì, beh, anche se è su computer è davvero molto sconsigliato giocarlo con tastiera, perché ha davvero poco senso. E quindi consiglio a tutti voi, nel caso siate interessati all'acquisto, di utilizzare un pad per computer, perché altrimenti vi trovereste davvero troppo scomodi. No, non volevo scendere di qui. Volevo prima andare di qua. Che qua mi serviva per un enigma. Però non mi ricordo che enigma fosse. Ah, qui sbloccavi la scala per andare. Sì, è una cosa che ci servirà più avanti. No, non ho intenzione di combattervi di nuovo. Penso che li vediate anche voi, i manichini che penzolano. Poi c'è qui un aereo con sopra... Non vorrei cadere, quindi andiamo piano piano. Un altro bel frammentone di sfera blu. E poi c'è un'apertura delle porte che poi è diventato standard per la serie, cioè quello di colpire i sigilli il più possibile con un'arma prestabilita. Per questi che sono i primi non è necessario alcun tipo di abilità. Ce ne sono alcuni che è molto più difficile perché bisogna colpirli velocemente, quindi è necessario fare delle combo. Beh, scendete pure, che tanto vi aspettavo. Dai, fatevi sotto, schifosi. No, no, scherzavo. Vita, vita, vita. Bene. Il green orb è ovviamente l'orb per la vita. E ne avevo davvero bisogno perché mi stavano colpendo un po' troppo. Sono troppo arrugginito per questo genere di cose. Non ti permettere mai più. No, non l'ho preso. Maledizione. Beh, ti posso anche finire così. Ah, ce ne sono un altro paio qui che vogliono fare la mia conoscenza. Mi dovrei ripassare le combo, che non mi ricordo cos'altro potevo fare con questa spada. Nel primo capitolo utilizziamo la Force Edge,
non la Rebellion. Qui sono finite le ondate. Vedete, la Force Edge è la spada di Sparda. La Rebellion invece era quella che Sparda aveva regalato a Dante. Però è molto lontana dall'essere la mia spada preferita di Devil May Cry, perché la migliore in assoluto è Alastor, ma non so se ci arriveremo in questo video. Ma credo di sì, perché dovrebbe essere nella seconda missione. Ovviamente quelli che penzolavano in questa stanza sono caduti. E ora è il loro momento di essere fatti a fettine. No, gli orb. Non vorrei perdermeli. Perfetto. E questa prima missione è conclusa. Ci ho messo forse un po' troppo. Infatti ho preso una valutazione indecente. E sì, quello è l'altare di Alastor, quindi era la seconda missione. È proprio dove ero diretto io. Ed eccoci qui all'altare del Power Up. Dove possiamo comprare stelle demoniache, stelle vitali, acque sante, questo genere di cose. Ovviamente, siccome ancora non abbiamo sbloccato i poteri demoniaci, ci stiamo andando in questo momento, è proprio lì che siamo diretti. Per ora non posso comprare queste. Questa non mi servirebbe perché la barra della vita è piena. L'acqua santa invece è parecchio utile, però non mi sembra il caso di comprarla ora. Ed eccole qui le sfere più interessanti: la sfera blu, quella che aumenta la vita, quella viola e quella gialla che ci permette di respawnare. Vi sembreranno dei prezzi onesti, alla fine sono piuttosto bassi. In realtà è perché una volta acquistata il prima il prezzo aumenta, e poi comunque abbiamo un limite massimo di sfere blu e di sfere viola che possiamo comprare, anche di sfere gialle. Qui dovremmo poter comprare anche le combo per le armi, ma ancora non ci sono. Anche perché non ho altre armi oltre a quelle standard. Vi aspettavo, non mi avete colto di sorpresa, ormai vi conosco. Forse voi non vi ricordate di me, ma ne ho massacrati di manichini come voi che neanche ve lo immaginate. Penso di aver ormai perso il conto da parecchi anni. No, mi ha colpito quando? Maledetto! Oh no! Me la ricordo questa stanza, no no. Non è qui che voglio essere. Questo che cos'è? Ah, fucile! Me l'ho scordato che si trovava qui. Ok, proviamo a equipaggiarlo subito. Bellissima l'animazione di equipaggiamento. Guardate. Andiamo prima a parlare con Alastor.
E questa è una delle scene più badass della storia dei videogiochi. La prima volta che l'ho vista c'ero rimasto malissimo quando mi aveva trafitto, perché pensavo mi avesse ammazzato e di aver fatto game over. E non mi aspettavo minimamente che Dante avrebbe reagito in quel modo. E questa è la mia spada preferita di Devil May Cry, che è anche tra l'altro già equipaggiata in automatico. Anche se adesso ho poca vita, non importa, vorrei provarla su qualche manichino. Qualche mossa me la ricordo ancora, E grazie a questa spada possiamo anche trasformarci in demone, ma non è il caso di farlo ora perché sprecherei un po' la barra. Penso abbia più senso mostrarvelo in battaglia. Quindi adesso prendiamo questo oggetto qui. E purtroppo questo porterà allo spawnare del nemico che più odio in assoluto. Un'altra chiave rugginosa. Un momento, non spawnava qui? No? Mi ricordavo che fosse qui il fantasma con le forbici giganti. Invece non è qui, spawna un po' più in là. Effettivamente era forse troppo esagerato farla comparire di già. Beh, allora diventiamo demoni qui. Vedete, cambia anche la forma di Dante. Corre molto più veloce. Ed è già finita perché ho solo 3 indicatori e quindi la barra si consuma velocemente. No, però mi ricordo che il fantasma con le forbici usciva da un quadro, quindi mi devo essere confuso. Ah, forse era un po' più utile utilizzarlo qui, il mio potere demoniaco. Invece l'ho sprecato in corridoio. Chi è che mi ha colpito? Non era previsto questo. Ah, ovviamente è comunque una doppietta. Fa più danni da vicino. Ah, vita, accogli. Tra l'altro in modalità demone la barra della vita si riempie lentamente, quindi in alcune circostanze è stato anche utile la prima volta che ci ho giocato a Devil May Cry 1 per battere qualche boss. Non solo perché toglievo di più, non solo perché facevo più danni. No, maledizione. Ma anche e soprattutto perché nei momenti in cui avevo poca vita me ne risanava un po'. Però credeva di prendermi. Perisci, demonio. Ah, di qui ci si va più avanti. No, che cavolo! Odio questa cosa. In realtà non saremmo neanche obbligati a combatterli quando non è bloccata una porta. Questo è un enigma semplice da capire. Abbiamo raccolto un altro oggetto che ci serviva per un enigma. Ah no, ecco! Adesso tutto torna esattamente nel luogo e dal quadro che mi ricordavo. Semplicemente
non era quello il momento in cui sarebbero spawnate. Ma era questo. Maledette streghe fantasma con le forbici giganti. Sono parecchio forti, però il metodo più semplice per combatterle è usare armi da fuoco. Sono più vulnerabili alle armi da fuoco rispetto che alle spadate. Bisogna anche stare attenti perché quando le ammazzi poi le loro forbici cadono e ti possono anche colpire e ti levano danni. È esattamente quello che è successo adesso. Oddio, i ragnettini sono orb gratis, quindi li ammazzo. Però servono a preannunciare qualcosa di spiacevole. Ah, ne resta uno. Ora non resta più. Non mi ricordo, dov'è che dovevo utilizzarlo il bastone del giudizio? Ah, maledizione. Torna in Clock Tower, schifoso. Ah, ecco perché tutto questo tempo non riuscivo a fare la Stinger. Perché è una mossa che ancora non avevo. Me l'ho scordato completamente che andava comprata. Con 4000 si fa il doppio salto. Con 750 si vola. Però la Stinger è indispensabile, quindi la comprerei. Perfetto. Mi ricordavo che la utilizzavo anche per muovermi più veloce. Perché si attraversano i corridoi a una velocità incredibile. Ah, sti schifosi che passano attraverso i muri ed escono dai quadri, non li sopporto. Sto cercando di ricordare dove cavolo andava infilato quello shed. Ah, ok, forse ora me lo ricordo. So dove deve essere infilato quello scettro. Ma infilato qui. Ci ho messo un po' per ricordarmelo. E proprio per questo valutazione C di nuovo. Beh, per questo video nostalgico in cui mi immergevo nei ricordi di Devil May Cry 1, può anche essere tutto. Se non avete mai giocato la trilogia, vi consiglio caldamente di recuperarla adesso che è uscita su Steam, è uscita anche sulle ultime console di nuova generazione. Non avete scuse per farvi mancare Devil May Cry HD nella vostra collezione. Su Steam trovate anche Devil May Cry 4, quindi è il momento giusto per recuperarli tutti. E beh ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!